La prima ragione è perché la fisica è interessante, il nostro obiettivo è capire come le cose funzionano a partire dai principi primi. E la fisica abbraccia l'intero universo, dalla più lontana galassia alla più piccola particella subatomica, è davvero quindi una scienza fondamentale. E lo studio della fisica offre la possibilità di acquisire di anno in anno maggiore padronanza del metodo scientifico, quella tecnica innovativa che dai tempi di Galileo ci ha consentito di effettuare delle scoperte di incalcolabile valore che hanno cambiato il nostro modo di pensare, di vivere e di agire. La fisica è anche utile, ogni tecnologia innovativa moderna trae origine da scoperte nella fisica fondamentale, nella fisica di base. Basti pensare ai transistor e ai dispositivi di stato solido che traggono origine dalla meccanica quantistica introdotta dai fisici negli anni 30. La fisica ha stretti legami interdisciplinari con la matematica, con la chimica, con la medicina e con le scienze della vita e ha anche importante impatto innovativo sia in campo tecnologico che applicativo in discipline come l'elettronica, l'informatica, la meteorologia, l'ecologia e di recente anche l'economia. E poi perché la fisica ha prestade e ha molteplici possibilità di carriera, noi fisici siamo risolutori di problemi, le capacità analitiche che apprendiamo nei corsi del nostro studio ci rendono versatili e adattivi, perfetti per lavorare in ambienti interessanti e stimolanti, siano questo il mondo della ricerca o l'industria. E infine perché la fisica è una sfida e studiare fisica ci insegna a pensare. La laurea triennale in fisica fornisce le conoscenze fondamentali di fisica classica, fisica teorica e meccanica quantistica organizzate in un curriculum unico che permette poi di accedere alla laurea magistrale in scienze fisiche o altri corsi di studio, così come entrare nel mondo dell'industria. Vi verranno impartiti anche insegnamenti di base di fisica moderna relativi all'astrofisica, alla struttura della materia, alla fisica nucleare e subnucleare. I laboratori di fisica vi consentiranno di apprendere le metodiche sperimentali di misura e di analisi e elaborazione dei dati fondamentali per la vostra formazione, sia lavorativa che accademica. La laurea di primo livello in fisica, della durata di 3 anni, è articolata in un biennio in cui vengono impartiti gli insegnamenti fondamentali e un terzo anno che prevede tra l'altro 2 insegnamenti a scelta a completare 180 crediti formativi. L'ottimo rapporto numerico tra studenti e docenti a Pavia consente di instaurare dei facili contatti con i docenti anche al di fuori degli orari ufficiali. Sperimenterete quindi un clima informale e stimolante nel Dipartimento di Fisica di Pavia, entrando a far parte di una comunità viva e coinvolgente, quella dei fisici, tutti accomunati dalla ricerca del sapere. La tradizione di eccellenza scientifica dell'Ateneo di Pavia è mantenuta ricca dall'attività di ricerca dei suoi docenti e dalle collaborazioni con laboratori internazionali come il CERN di Ginevra o dai continui contatti e scambi con docenti di altri istituti sparsi per tutto il mondo. A Pavia è attivo il LENA, l'unico reattore nucleare con scopi di ricerca attivo in Italia, ed è di recente apertura anche lo CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, uno dei fiori all'occhiello della cura dei tumori in Europa. Per coloro che vorranno proseguire gli studi a Pavia oltre la laurea triennale, è accesa una laurea magistrale articolata in vari curricula e un prestigioso corso di dottorato. Fondata nel 1361, l'Università di Pavia è una delle università più antiche d'Europa e da secoli richiama studenti grazie alla fama e al prestigio dei suoi docenti, tra cui Alessandro Volta, Ugo Foscolo, Camillo Golgi, Giulio Natta, solo per citarne alcuni. Pavia è una vera e propria città campus, con una rete di collegi universitari e di strutture per lo sport e per lo studio che non ha paragoni in Italia. Sono 16 collegi universitari, privati e pubblici, dove gli studenti crescono insieme, scambiano idee e progetti, hanno la possibilità di usufruire di strutture all'avanguardia e innovative e hanno anche la possibilità di spendere periodi di studio all'estero.
Pavia è una città a misura d'uomo, solcata dal fiume Ticino, a 30 minuti di treno da Milano, con molti monumenti storici e attività stimolanti. Ciao, mi chiamo Adam, sono studente del secondo anno di fisica. Quello che voglio fare è spiegare perché mi sono iscritto a fisica. Secondo me, la fisica è la scienza che fornisce le basi per capire tutti gli aspetti della natura. Per me questo è fondamentale, l'aspetto più divertente, se vogliamo. Pur avendo avuto l'opportunità di studiare all'estero, ho scelto fisica in Italia perché in Italia è valida e soprattutto a Pavia perché è un'eccellenza. Ciao, sono Martina e sono al secondo anno della triennale. Perché scegliere fisica? Bella domanda, è stata una domanda che mi ha causato qualche difficoltà dal momento che all'inizio ero indecisa tra ingegnere da un lato e fisica dall'altro. E soprattutto quello che mi frenava da scegliere fisica era pensare al futuro, poi al mondo del lavoro. Nel momento che sono qui, quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto a fare questa scelta? Innanzitutto ho avuto l'opportunità di conoscere dei ragazzi che stavano già ultimando il loro percorso di studio a fisica, che mi hanno fatto capire come la figura del fisico sia molto apprezzata sul mondo del lavoro, soprattutto per la sua forma mentis, e quindi non c'era nulla da temere su quel fronte. E poi, una volta ho capito che la mia passione era la fisica, e dal momento che l'università si viene una sola volta, mi sembrava davvero uno spreco non iscrivermi a fisica.